Accidenti. Sui 10 tiri liberi, questo è il primo che va a segno. Non posso assolutamente partecipare alla prossima partita. Rallenterà il ritmo di tutta la squadra. Axel. Ehi, Axel! Oh, ciao Mark! Ti stai allenando con i tiri liberi, eh? Già, volevo vedere se la mia caviglia aveva ripreso a funzionare come doveva. Ti dà ancora problemi? Beh, ecco, a questo proposito... Tranquillo, Axel, tutto a posto. Cosa? Che intendi dire? Ti ho visto mentre ti allenavi. Ah, capisco. Beh, dai, non ti abbattere, su. Saltare una partita non è di certo la fine del mondo. E poi, è più importante che tu guarisca del tutto piuttosto che sforzare la caviglia e finire di romperla. Non ti pare? Beh, su questo non posso che darti ragione. Non dovresti ingozzarti così tanto prima della partita, Mark. Lo so, mamma, ma è una questione molto importante. Voglio dire, giocheremo contro una squadra che non abbiamo mai affrontato, composta da soli giocatori di baseball, e voglio essere al massimo della forma. Anche perché giocheremo senza Axel. Ben ritrovati amici sportivi dal vostro commentatore preferito e benvenuti in questa seconda giornata del torneo calcistico in Azzurro Frontier. La squadra che oggi affronterà la Raymond dopo essere passata alla prima fase eliminatoria sarà una squadra piuttosto particolare che sinceramente non credo alcuni di noi si sarebbero mai aspettati di veder giocare. Ovvero una squadra composta da soli giocatori di baseball. Così come la Raymond ha reclutato altri giocatori dalle altre scuole, sempre però di calcio, le altre scuole che avevano come squadre anche quelle di baseball si sono unite per creare una squadra che potesse competere in una partita calcistica visto l'aumento esponenziale di questo sport tra le scuole medie con la vittoria della Raymond dopo 40 anni di incontrastato successo della Royal Academy. Quindi anche i giocatori di baseball sono alla rivalsa per conquistare questo ambito premio dell'Inazuma Frontier. Le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo. Andiamo a vedere le formazioni. Inizia questa seconda partita dell'Inazuma Frontier. Come avrete notato, Axel Blades non è presente in campo, ma è in panchina a riposo, dato che nella scorsa partita la sua caviglia ha subito un duro contrasto e quindi il mister ha deciso che doveva rimanere a riposo. Ad ogni modo, subito Kevin Dragonfly davanti alla porta avversaria con un Dragon Crash che a quanto pare coglie impreparato il portiere e segna un in-goal incredibile. A soli 3 minuti dall'inizio. Wow, non ha lasciato scampo a nessuno. Passaggi veloci e precisi davanti alla porta e un gol da manuale. Bene, palla al centro per Baseball All Stars, che sembra vogliono portarsi in attacco. Passaggi precisi anche per loro. Seeker che viene contrastato da Dragonfly, che però non può nulla contro effetto talpa. Una tecnica piuttosto singolare. È un po' infida come tecnica. Abbiamo Sanford contro Ligner. O Ligner. Scivolata micidiale da parte di Sanford. Un contrasto piuttosto pesante. E infatti l'arbitro dice: no, no, qui c'è un fallo. Non te lo faccio passare. Quella giocata proprio al limite della linea. È stato fantastico. Un controllo di palla eccezionale. Un'altra scivolata micidiale per Sanford che viene ancora bloccato dall'arbitro.
taglio roteante da parte di Eric Eagle, detto anche il mago del pallone. Blocca l'avversario Trawler. Ora sicuramente porterà la squadra in attacco con Sanford che fa un passaggio post-Bilenko per Dragonfly, che purtroppo anche lui fa un passaggio che viene intercettato da Auton. Però Hatch è subito sul pezzo, scivolata micidiale anche per lui e l'arbitro non perdona, un'altra scivolata micidiale fermata. È incredibile, questa volta ragazzi non c'è nulla da fare. O la Raymond Frontier sta giocando pesante o davvero l'arbitro non sopporta la giocata un po' scorretta di scivolata micidiale, perché è una tecnica piuttosto insidiosa che ricordiamo usava la Royal Academy quando era ancora allenata da Ray Dark. Tanto grande giocata di mago che si porta in avanti. C'è Wallside che vuole difendere la porta dall'assalto di Bernoulli. Muro di roccia per lui, bella lì, un muro bello liscio e solido. Dragonfly sul pallone, che però anche lui fa un intervento pesante. Ragazzi, la Raymond Frontier sta giocando in modo scorretto, non c'è nulla da fare. Il mago viene bloccato, la sua grande illusione fallisce e un altro fallo. Ah, santo cielo, ma che succede? Oh, qui l'arbitro secondo me ha comprato, perché non esiste che tutti questi falli consecutivi. Ma meno male, stavolta non ha fischiato. Ad ogni modo, Dragonfly davanti alla porta da solo. Dragon Crash per lui. Vediamo se questa volta il portiere Scope è impreparato oppure no. Ah, non sembra che sia impreparato. Ciclone incrociato che tenta di portare su la sfera, ma nulla da fare, la pressione di Dragon Crash è molto superiore a quella di Ciclone incrociato ed è gol per Dragonfly. 2-0 per Raymond Frontier allo scadere del primo tempo. Il gioco riprende. Vediamo cosa farà la squadra Baseball All Stars. Seeker che viene placcato da Dragonfly da manuale. Una scivolata da manuale. Palla per Sharp che viene però intercettato malamente. Muro di roccia da parte di Wallside, un bel muro liscio e possente come solo lui sa fare. Il minuto di recupero è andato a farsi benedire e quindi fine primo tempo. Un primo tempo piuttosto singolare che ha visto Raymond Frontier fare falli a destra e a sinistra anche quando sembrava che comunque non fossero dei falli intenzionali, però l'arbitro l'ha percepito come tali, quindi purtroppo l'ultima parola spetta a lui. I giocatori hanno un po' di malcontento generale perché loro pensavano di essere entrati puliti, ma a quanto pare non è così. Specialmente l'arbitro ha bocciato più volte la scivolata micidiale, tecnica che, come sappiamo, può risultare scorretta e più. E a quanto pare l'arbitro questa volta ha detto: mi dispiace, ma la tecnica ve la annullo. Ad ogni modo, il possesso di palla è in favore di Baseball All Stars, che però non ha saputo sfruttare le occasioni che ha avuto, non ha neanche tentato un tiro in porta, tant'è che non si sono neanche potuti avvicinare. Hanno però un ottimo controllo di palla, questo c'è da dirlo. Riprende il gioco con Baseball All Stars al centrocampo. Vediamo se riusciranno a completare un'azione in questo secondo tempo, altri 30 minuti per recuperare i due gol di scarto e magari, perché no, provare a battere anche la Raymond Frontier, che però sembra non voler stare a guardare con le mani in mano. Un'altra scivolata micidiale che questa volta non viene penalizzata dall'arbitro. Forse l'arbitro si è accorto di esserci andato giù un po' pesante e a bloccare tutte quante quelle scivolate micidiali ha detto: ok, diamoci una regolata, forse la scivolata micidiale non è poi un intervento così dannoso per chi la subisce. Dragonfly ancora da solo davanti alla porta, passa indietro per Hatch che però prende un rimpallo e la palla arriva tranquilla nelle mani del portiere. Occasione sprecata per la Raymond Frontier che, seppur ha due gol di vantaggio, vuole portarsi però in sicurezza. Dragonfly perde il controllo del pallone che va a finire nelle gambe sicure di Hatch, che con furia dei venti si libera di Auton. È da solo davanti alla porta in questo momento, potrebbe tentare il tiro.
Vediamo se va con la conclusione. Zona micidiale per lui. Chiama a raccolta Carson e Dragonfly più vicini a lui. Sembra che abbia imparato a sfruttare questa tecnica con molti dei suoi compagni, il che è una cosa buona e giusta, direi. La squadra deve essere in perfetta sintonia. Ciclone incrociato da parte del portiere di Baseball All-Stars e neanche questa volta riesce a fermare la sfera che gonfia la rete, signori. 3-0 per Raymond Frontier. A quanto pare la mancanza di Axel Blades in campo non si fa assolutamente sentire. La Raymond Frontier è una macchina da guerra. Nulla può fermare l'avanzata di questo carro armato. Sharp intercettato da Bernoulli, che però viene a sua volta bloccato dal muro di roccia di Jack Wallside. Tecnica piuttosto vista e rivista, che però non stanca mai e fa il suo lavoro egregiamente. Sharp avanza in attacco sotto consiglio di Dragonfly, che però viene bloccato dal difensore Imago. La palla è sempre per Baseball All-Stars. Troller scivolata micidiale da Sanford. Vediamo se l'arbitro anche questa volta chiuderà un occhio per questo intervento falloso. E sì, chiude un occhio. Avanza Sanford per Sharp, che va subito al volo, calcio gemello con Dragonfly. Collo pieno. La palla vola in porta. Parata vortice per il portiere, che però non riesce a fermare la sfera e si gonfia ancora una volta la rete per il 4-0 della Raymond. Il portiere Scope è piuttosto abbattuto e se dovesse subire un altro gol potrebbe non giocare più a calcio o perlomeno essere in ritiro per un bel po' di tempo. Insomma, subire 5 gol in una partita penso sia piuttosto destabilizzante per la mente. Ecco qui un'occasione che potrebbero sfruttare i giocatori avversari, che però sprecano. Blower a quanto pare si è fermato davanti alla porta della Raymond e non ha tirato. E finisce così anche il secondo tempo. Blower ha detto: ragazzi, io mi fermo, ho paura, non voglio più giocare. Si è fermato davanti alla porta e si è arreso. La vittoria va quindi nelle mani della Raymond Frontier, che porta a casa un altro punto.